Sono troppo grosse. Troppo grosse. Quelle... Queste sono ancora tappe. No, no, ma vai tranquillo. Dai. Anche le veramente... Il rifugio, la grotta naturale. Ecco il segnale. Abbiamo già iniziato a scavare. Wow, wow, wow. Bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nel Vicentino, esattamente a Recuaro Terme, con il mio gruppo di amici cercatori di miniere, per cercare ed esplorare un nascondiglio partigiano che fu utilizzato durante l'occupazione nazista per nascondersi dalle truppe tedesche, soprattutto qui perché c'era il presidio dell'alto comando tedesco delle forze in Italia. Questo rifugio partigiano veniva chiamato Buso del Bison, una grotta naturale segreta difficile da trovare e che poche persone non conoscono ancora adesso. Chi ci ha dato questa informazione ci ha detto che ci sono ancora molte tracce lasciate dai partigiani. Ed eccoci finalmente. Per entrare bisogna infilarsi tra le radici dell'albero e la roccia che sporge dietro. Siamo pronti per entrare. Andiamo. Ehi, dimmi qua. Siamo all'interno del nascondiglio ed ora andiamo a vedere le tracce lasciate dai partigiani. Questa stanza abbastanza ampia dove vivevano momentaneamente i partigiani in fuga, nascosti dalla furia nazista. Qui, alla qua. Vieni qua. Notiamo subito sul soffitto molte scritte fatte con il carbone, come questa: viva il rosso patriota. Questa frase è perché il rosso era il colore del Partito Comunista e i partigiani che combattevano contro il nazifascismo. Qui leggiamo 1945, una data molto importante. Si intravede ancora una scritta, ormai cancellata dall'umidità. A morte, nome e cognome, non posso dirvelo per la privacy. Praticamente era un fascista che i partigiani non amavano. Sì, guarda qua, Lampo, guarda questa. Lampo, questo sicuramente un nome di battaglia. Italiano, un po' sì. M, P e O. Ed ora cercheremo qualche traccia con il metadetector. Scendo, scendo, scendo. Tipo quanto in profondità? Dipende dalle dimensioni. Un chiodo, guarda. Un chiodo? Guarda. Ragazzi! Sì, sì. No, va con cagata! Uno spazzolino in bachilite! Guarda! Guarda! D'epoca, Ma davvero? Sì, sì. La foto. Guarda! Guarda, vista, No. Uno spazzolino. È proprio quello dell'epoca, questi qua. Ecco il segnale. Abbiamo già iniziato a scavare.
Qui c'è uno spago, sì. E qui c'è qualcosa. Vedi? Wow, wow, wow. Sembrerebbe un bottone. È in argento, ragazzi. Sì che è in argento. Potrebbe benissimo essere appartenuto ai più artigiani. Anche perché questo luogo si trova veramente in un posto remoto dalla civiltà comune. Quindi qui dentro difficilmente c'è entrata molta gente negli anni. Perciò con ogni probabilità questo piccolo bottone è originale dell'epoca. È un bottone civile, non militare, ma questo a favore della logica che si tratta di un reparto partigiano. Abbiamo trovato un'altra traccia. Eccola qua. Un bossolo da pistola dove si riesce anche a vedere la data. 1944. Viene un altro, questo non è il mio affare, c'è qualcos'altro qua. Da scavare. Vedete che ripremo con questa. Ma se non stiamo andando sul piano. Sì, l'ho detto che... È sotto. Ma è che trovo qua. Se non è qua sopra, è qualcosa di più grosso sotto. Un altro bossolo, guarda. No, ma che roba. Ecco un altro bossolo. Uguale a quello di prima. Via, adesso posto qua. Fantastico. Di quasi tutto vero. Bravo, adesso... bravo. Questa l'hai capito, che mo la... Ti approvo. La prova ufficiale. Questa avventura ormai è giunta al termine e i ritrovamenti fatti al rifugio partigiano sono stati 7 bossoli di pistole sparati, qualche chiodo da scarpone, un bottone e uno spazzolino da denti in bachelite. È stato molto gratificante aver potuto rivivere la storia. Qui vivono per sempre i ricordi partigiani. È stata un'ispirazione fondamentale della resistenza per la conquista della libertà per tutti e di tutti. Giuseppe,